Con fatturazione elettronica puoi salvare e gestire modelli di fatture ricorrenti da inviare in automatico ai clienti quando decidi tu. Puoi anche utilizzare i modelli per creare in automatico le bozze delle tue fatture da inviare poi manualmente. Vediamo come. Vai su Impostazioni e scegli Modelli di fatture ricorrenti. Ora vai su Crea modello ricorrente. Vedrai la schermata di creazione fattura smart e dovrai impostare i dati del modello e salvarlo. La data documento e il numero progressivo sono inseriti direttamente dal sistema in base alla data di creazione invio del documento e non puoi cambiarli. I campi obbligatori da inserire nel modello sono cliente, prodotti e dati di pagamento. Le date di scadenza dei pagamenti saranno ricalcolate dal sistema per i successivi invii. Ricorda però, se cambi i dati del cliente, dei prodotti o dei metodi di pagamento nelle anagrafiche del pannello, non saranno aggiornate nel modello ricorrente. Dopo che hai aggiornato l'anagrafica, aggiorna anche il modello. Ti basterà scegliere Modifica modello come ti mostro più avanti. Ora salva il modello. Assegnagli un nome e scegli se vuoi solo creare la fattura e salvarla in bozze o anche inviarla automaticamente ai clienti. Devi scegliere ogni quanti mesi creare o inviare la fattura e il giorno del mese in cui la fattura andrà creata. Se scegli un giorno, ad esempio il 31, non disponibile in tutti i mesi, il sistema creerà o creerà e invierà la fattura il giorno precedente disponibile in quel mese. Facciamo un esempio pratico. Hai scelto Crea e invia automaticamente la fattura con la frequenza indicata di seguito. Su ogni quanti mesi imposti 2, su giorno del mese 15 e su data inizio creazione invio 10 maggio. In questo modo, il primo invio della fattura ricorrente sarà fatto il 15 maggio, il secondo il 15 luglio e così via. Dovrai anche indicare se vuoi inviare una copia cortesia della fattura al tuo cliente. Potrai farlo solo se hai salvato un'email per quel cliente in anagrafica e scelto l'invio automatico della copia cortesia della fattura. Se crei la fattura e la salvi in bozze, questa parte non la vedi e dovrai inviare manualmente quelle fatture ai tuoi clienti. Ora salva il modello. Lo vedi in elenco e puoi creare un altro modello, fino a un massimo di 10. Oppure consultare l'anteprima del prossimo invio, modificare il modello, ad esempio se hai cambiato i dati di un'anagrafica, modificare le impostazioni, come ad esempio la frequenza di creazione e invio, disattivare il modello o eliminarlo. Se lo disattivi, non sarà più usato per la creazione e l'invio delle fatture, ma resterà in elenco e potrai riattivarlo. Su Bozze e fatture inviate riconosci subito le fatture create o inviate tramite i modelli di fatture ricorrenti dall'icona orologio su Data invio. Puoi creare un modello ricorrente di fatture anche da Fatture inviate. Ti basta filtrare le fatture per stato emessa e consegnata e scegliere Salva modello ricorrente. Dovrai indicare la frequenza di creazione e invio secondo le modalità che ti abbiamo già indicato. Il modello è salvato su Impostazioni e puoi fare le operazioni descritte in precedenza. Thank you.